Dove ci troviamo? Siamo alla Palestina, in Viale Europa, dove abbiamo un problema di fogna qua, con tutti gli altri problemi che ci sono. Ho fatto presente sia al comune se potevano venire qualcuno a risolvere questo problema, che non si può più stare qua. Qua è pieno di insetti, di zanzari, c'è un cattivo odore. Il problema è pure che l'acqua ci sta arrivando nei motori al lato clave. Solamente che purtroppo a Reggio, come sempre, ognuno dice io non posso, lo deve fare quello, lo deve fare l'altro. I problemi si risolvono così. I problemi si risolvono, c'è un problema, ci deve essere, non lo so, una squadra del comune, una dell'ADAR. Perché è anche una cosa igienica questa, è una cosa veramente assurda. Qua la notte non si può più dormire, siamo pieni di zanzare, cattivo odore. E spero, come è già successo, che qualcuno intervenga, perché purtroppo qua a Reggio i problemi così si devono risolvere, con la devoluzione. Perché se non interviene la devoluzione i problemi non si risolvono. L'abbiamo visto qua alla scuola, come si chiama, Bevacqua questa, e abbiamo fatto un servizio, dopo mezz'ora l'acqua è stata chiusa. Ora andiamo di sopra, vi faccio vedere dove sta arrivando l'acqua. Questo è fogna, vero? Questo è fogna, sì. Non è... Il problema è questo, che è fogna proprio. Da quanti giorni è? Qua è già circa 2 mesi. Tu hai più volte al comune, all'altra, per niente? Sì, sì, qua è... io ho chiamato al comune, il comune dice che loro che non devono intervenire perché sono a casa dell'ADARP. L'ADARP dice che non ha soldi, anzi trova sempre la solita scusa. Essendo che sono casi pericolanti, loro non possono fare niente, però sono casi pericolanti, però qua ci abitano delle persone. E ancora stanno mandando bollettine per l'affitto, cioè questo ancora non l'ho capito io. Cioè tu dichiari una casa pericolante, questo dichiarato pericolante dal 92, e tu ancora mi mandi i bollettini per pagare, cioè è una cosa assurda. Io vorrei sapere se succede una disgrazia qua. E speriamo che non succeda niente, ma se succede una disgrazia, un terremoto, ma risponde qualcuno qua?